Auguri! E finalmente Pienone in Versilia è stato. Davvero tante le persone che in questo Ferragosto hanno scelto le coste toscane della nostra regione. Tanta gente sì, ma per pochi giorni qua in Versilia. Quanto state? Fino a domenica? 2-3 giorni fino a domenica. 2-3? Di più? No, basta. Un mesetto ci vuole. Ah, un mesetto? Riposarsi. Ecco. Beato lei che si può concedere un mese. Dai, diciamo 20-25 giorni, dai. Oggi e basta, oggi, poi torniamo, si deve lavorare. Purtroppo. Lavoro. Qualche acquisto? Certo, noi acquistiamo sempre in tutte le parti del mondo. Ecco, bene, e oggi bene. Acquistiamo di più perché è Ferragosto. È Ferragosto. Due acquisti, qualcosina. Qualcosina. Una culottina. Ecco, ma per le nipoti. Per la bimba. Per la bimba. Ok. Modernissimo lei, Un po' antico io, sono moderno il motorino. Ma... Siamo la gara che arriva, siamo in completo relax sulla Versilia. Meglio di qui. Ferragosto! Grazie! Buon Ferragosto! Buon Ferragosto! Buongiorno! Buongiorno! E da Carrara a Capalbio si sono ripetuti i riti della tradizione. Andiamo! Dai. Schiaccia! No. Fuori! Ma non si fanno i gavettoni? No. Si fanno dopo. Dopo, si parte dal beat. Ma che cosa sono queste corone in testa? Il tema è l'Azteca Maya. Un po' perché poi è un po' carnevale anche, no? Beh sì, è l'unico giorno che ci unisce tutti. Bere responsabilmente. Bere con responsabilità. Vedo che avete preparato il canotto. Sì, abbiamo preparato. Cioè, Ferragosto ma sempre un po' carnevale, vero? Carnevale, Ferragosto, viva Viareggio! E sotto le tende in Versilia regna l'allegria con il pranzo rigorosamente freddo. Portato da casa. Sì, riso freddo, uova, un po' di tonno. Verdure, sì. Oggi questo. Il menù è questo. Buon Ferragosto, un buon pranzo, cosa c'è? Di tutto. Focaccine, pizzette. Ma è più importante il pranzo o la cena a Ferragosto? A Ferragosto è più importante il pranzo, per tagliolino di pasta fresca fatto in casa alla Trabaccolara. Abbiamo due varianti di secondi piatti. Auguri. Buon Ferragosto. Buon Ferragosto. Ciao a tutti. Ciao.